Adesso verso dentro l'acqua ossigenata molto concentrata, ne ho messo pochissima, vedete? Proprio poca. Se la lascio così, l'acqua ossigenata non si decompone, ha bisogno di essere sollecitata, come se io adesso toccassi la bottiglia e facessi solletico all'acqua ossigenata. La reazione è l'acqua ossigenata che si decompone in acqua e ossigeno. L'acqua rimarrà nella bottiglia, ma l'ossigeno, che è un gas, secondo voi, come lo vedrete? Lo vedremo. Abbiamo bisogno che qualcuno faccia il solletico. Il solletico è questo reagente chimico. Uno, due, tre. Avete visto? Guardate, adesso dentro c'è ancora un po' di fumo. Adesso schiaccio un po' per far... Vedete come esce? If you're only gonna tell me to give it up, then say everything I do is never enough. Cause you're lying through your teeth. We don't fit into your boxes. We're all different underneath. Don't wake me up. Adesso manca il catalizzatore, quello che deve fare solletico all'acqua ossigenata, che è il permanganato di potassio. Pronti, pronti? Vediamo. Uno, due, tre. Vediamo. Guardate down by the back streets, and every time it caught me dreaming, I'd say, don't wake me up, if you're only gonna tell me to give it up, then say. Vediamo, proviamo. Se io accendo la candela, eccola qua, la lascio diventare incandescente e avvicinando magari alla... dovrebbe riaccendersi se c'è ancora un po' di ossigeno dentro. Lo capite che... anzi, guardate! Ha fatto uno scoppio... Ecco! Sì, sì, c'è, certo! Guardate la beuta come si comporterà. Proprio... Belle... Adesso passiamo a un altro gas. In questo esperimento abbiamo visto il gas ossigeno che si sviluppa. Adesso vi faccio vedere invece il gas idrogeno, ha bisogno di un altro esperimento. Insomma, questa è la beuta che adesso usiamo per il nostro esperimento. Allora, nella beuta metto un cucchiaino di solfato di rame, ecco, ha solo il compito di dare un po' di colore. Reazione vera è tra l'acido cloridrico, guardate, HCl. Adesso la reazione avviene tra l'acido, dimenticate il solfato di rame, ma perché ha solo il compito di colorare un po' la reazione, sì, l'effetto. Adesso devo aggiungere l'altro reagente, quindi l'alluminio ce l'avete tutti a casa, la carta stagnola. Metto un po' di carta stagnola e vediamo. Metto dentro. Vediamo. C'è già, prof. Cosa vedi? Guarda, guarda. Cosa vedete? Guarda, avvicino. Si formano le bolle e riuscite a vedere un po' di vapore? Aspetta che... C'è un po' di schiuma come prima. Okay. Avvicino l'accendino e può rimanere acceso, vediamo, guardate bene, non perdetevi questo spettacolo, guarda, arriva da voi anche lo scoppietto, lo sentite? Sì. Guardate,
se noi provassimo a chiudere con questo tappo, dovremmo vedere una fiamma. When I got my first guitar, my father told me, son, four chords is all you need to show people just who you are. So I played to strangers down by the back streets, and every time they caught me dreaming, I'd say, don't wake me up if you're only gonna tell me to give it up. Bruciare, non si parla di come sta. C'era tantissimo idrogeno.